Parliamo adesso di una serie di funzionalità molto molto interessanti e complesse, ovvero i comandi vocali, quali vedete, la seconda opzione all'interno della sezione modalità operative, come vedete, apre una serie di opzioni veramente veramente ricca e interessante. Ecco, cominciamo con le modalità conferma di lettura e risposta diretta ai messaggi. In modalità principiante, qui all'interno delle notifiche dell'app le troverete già attivate o disattivate a seconda dei casi, quindi ho già disattivati alcuni rispetto a, diciamo, al default, che sono tutte quelle anche grigiate che vedete, questi circolini che vedete a fianco, che rappresentano se abbiamo abilitato o meno per quell'app la risposta diretta. Ecco qua, vedete che vi viene eventualmente chiesto. Ecco. Cosa vuol dire? Vuol dire che in modalità principiante qui ci sono solo 12 app disponibili e intanto si può sapere perfettamente su quale applicare la conferma di lettura e la risposta diretta. Ad esempio sul calendario e sull'orologio non ha senso applicare la conferma di lettura e la risposta diretta, mentre invece ha senso su WhatsApp, Telegram, se me, tutte le applicazioni alle quali è possibile rispondere, diciamo. Ecco. In modalità avanzata invece abbiamo accesso chiaramente a, lo sapete, a migliaia di app, ecco, e quindi alcune di queste ha senso, altre no. La mia app non può saperlo di default e quindi lo deve, diciamo, dire, confermare all'utente a quale applicarlo. Quindi vuol dire che non basta attivare da qui le opzioni, da qui o dal widget, ecco qua vedete le relative possibilità, ecco. Occorre anche attivarle all'interno della specifica applicazione, per esempio WhatsApp, ecco qua vedete conferma di lettura e risposta diretta che sono attive, quindi serve che sia attiva sia qua che all'interno della specifica, scusate, queste, della specifica applicazione, ecco, altrimenti non funzionerà. Questa doppia motivo ve l'ho spiegato prima, perché appunto non si può sapere per qualsiasi opzione, per qualsiasi app esistente, se è il caso di rispondere o meno o fare una conferma di lettura. Ecco, le modalità miste 1 e 2, ne parlo diffusamente nel relativo video 3F1 e le ho dovute introdurre perché in certi casi, fra tutti i dispositivi Android e le periferiche Bluetooth esistenti, vengono fuori degli errori e delle situazioni piuttosto incresciose, in particolare l'ore 3 e il 7. Andate a vedere nella relativa sezione di aiuto, ne parlo diffusamente: errori di riconoscimento vocale, errori di riconoscimento vocale 3 o 7, errori di riconoscimento vocale 9 e così via, e del relativo rimedi che si possono attuare, per esempio attraverso appunto l'attuazione delle modalità miste, la selezione delle modalità miste. Ecco, dichiara errore comandi vocali, appunto quando avviene un errore la mia app lo dichiara, può essere molto noioso, è possibile a questo punto eliminare queste vocalizzazioni. Dichiara dimensioni messaggi, può essere interessante, vi viene anche detto quanto è grande il numero di caratteri il messaggio che seguirà e a questo punto potrete decidere se ascoltarlo o meno. Modalità di conferma privata, vi consente di abilitare la modalità di conferma di lettura in modalità privato oppure no. Ecco, in questo caso, anche nel caso di arrivo di un messaggio, non verrà detto chi ve l'ha inviato se attivate la modalità privata. Prima di parlare, può essere, diciamo, necessario in certi casi, su certi Android non viene, diciamo, riprodotto il beep prima di parlare, allora in questo caso potrete farlo fare alla mia app. Il numero di interazioni è quante volte ci riproverà, diciamo, a comprendere quello che gli state dicendo. Qui ho messo per esempio uno, di default c'è 3. Modifica comandi vocali è particolarmente interessante perché vi consente di cambiare, diciamo, le parole che vengono dette dalla mia app per invitarvi, diciamo, a fare quello che dovete fare. Qui potete cambiare sia, diciamo, quello che vi viene detto che quello che potete dire voi, anche perché certi riconoscitori vocali non sono in grado talvolta di comprendere alcune vostre parole, alcune vostre frasi,
e quindi qui potete eventualmente cambiarle, adattarle a quella che possono essere più facilmente riconosciute. Modalità comando vocale è una sezione. Rappresenta per sé una particolarità molto, una funzionalità molto interessante attraverso le quali potete, diciamo, interagire con la mia app in maniera assolutamente hands-free, ecco, quindi senza più toccarla. È particolarmente complessa e interessante. Vi rimando al video relativo 3F1 CV.